2 è iniziata la finale terza qualche volta tra Inter e Cremonese e sul campo 1 li vedete impegnati nelle operazioni preliminari Cittadella e Spal, sono pronti a contendersi il successo finale. In ogni caso sarà una new entry in questo Alpo d'Oro che ha visto squadre di grande prestigio come Inter, come Milan lo scorso anno, come Napoli, e adesso questa volta toccherà a una tra Spal e Cittadella. Buongiorno gli amici, siamo all'atto finale di questo memorial 13° in ricordo del di Guido Settembrino, una figura molto nota qua a Brescia, ma c'è una finale un po' sorpresa, inedita, ma che porta un segnale di rinnovamento, nel senso un segnale di novità più che rinnovamento, perché questo torneo hanno partecipato Torino, Atalanta, Inter, quindi squadre blasonate, prestigiose a livello giovanile. Invece la finale si giocherà tra la Spal e Cittadella. Cittadella che si era qualificato nel girone come miglior seconda, quindi neanche passato come prima, però adesso noi abbiamo seguito solo al mattino questo torneo, poi c'è un grande tiro, ma è la spalla autentica rivelazione di questo torneo. Adesso scusate, finalmente davvero l'emozione per la finale con il Cittadella che stava per davvero gridare alla gol, ma la palla si stampa sul palco, il portiere ormai fuori causa, quindi ancora fermo il punteggio sullo 0-0, un punteggio che rimane inviolato
anche sul campo 2 tra Inter e Cremonese. Ricordiamo, sono le partite di finale del 13° Memorial Guido Settembrino. È stato su in Cittadella, io ho fatto confusione, anche perché sono arrivato un po' di corsa, quindi non sono preparato, pronto a Cittadella, quindi al completo nero. E invece la spalla c'ha no, ho sbagliato ancora, Cittadella che va alla conclusione, Cittadella completo bianco con degli inserti, quelli tradizionali, colore azzurro e granata, la spalla invece è un completo nero con degli inserti azzurri, numeri bianchi, quindi... Stamattina si sono giocati due tempi da un quarto d'ora, adesso non so quanto. Cittadella, un cross dalla destra, un'incornata vincente da pochi passi, quindi Cittadella, siamo al quinto minuto di gioco, sblocca il risultato con un bel colpo di testa, botta sicura, se non sbaglio, adesso lo speaker darà il numero e il nome dell'autore del gol. Thank you.
raddoppia Cittadella, siamo al nono minuto di gioco. Cittadella 2, Spalla 0. E poi c'è il raddoppio della Cittadella, strada 1 in salita per la Spal, Cittadella 2, Spal 0, davvero una bella azione insistita con il quarto lupo che porta al raddoppio, mentre aspettiamo novità dal confronto base per il terzo quarto posto tra Inter e Cremonese. Ricordo agli amici che ci stanno... La rete del raddoppio porta la firma di Meneghello, Tommaso Meneghello, si firma così da 2-0 per Cittadella. È la categoria giovanissima, è annata 2005, quindi sarebbero i giovanissimi B, ma quest'anno, nel prossimo campionato, saranno i giovanissimi A. Quindi da un campionato regionale si passerà a un campionato nazionale, suddiviso in gironi, è chiaro. Sul campo 2, Inter Cremonese ancora ferme sullo 0-0, mentre vediamo che cerca di cambiare il senso di questa partita da parte dei giocatori della Spal, mentre ovviamente tentano di mantenere il prezioso doppio vantaggio poi della Cittadella. Corpo Cittadella 2, Spal 0.
C'è un gol incredibile da fare e rimane anche a terra il giocatore della SPAL che non è riuscito da pochi passi. E si chiude il primo tempo con un clamoroso quasi gol della SPAL. Poteva riaprire la partita perché mancavano pochi secondi alla fine del primo tempo. 2-0 il risultato. Sfortunato in questa circostanza la SPAL, prima una bella punizione respinta dal palo, pallone che corre in campo, non riesce la deviazione da pochi metri. Primo tempo, alla fine di questa partita le premiazioni verranno effettuate sul campo 1, quindi invitiamo le squadre a presenziare a questo appuntamento che calerà in sipario sulla edizione 2019 del Tempolo Guido Sintemerino. Ma che lì da la prossima.
Adesso io non lo so come sono, perché c'è anche è il canale ufficiale, però là io sono a dire. Allora perfetto, siamo a posto. Esatto. No, ma ora sono tre. E siamo partiti per il secondo tempo della finale che assegnerà il trofeo Memorial Guido Settembrino, edizione 2019, ricordo 13esima edizione in campo, a contendersi la possibilità di scrivere il proprio nome nel prestigioso arco d'oro della competizione giovanile internazionale nazionale da quest'anno. Sono spalle di Cittadella, proprio Cittadella che oltre ad essere in possesso di palla è in vantaggio per 2-0. Ora la formazione Pacalina guadagna questo calcio di conclusione, vediamo vedere se riuscirà a sfruttarlo e soprattutto vediamo vedere quello che sarà la reazione della Spalla, che ricordo praticamente pochi istanti prima dell'intervallo ha colpito un palo e ha mandato la palla a ballare nei pressi della linea di porta, per quello che avrebbe potuto essere un gol destinato a cambiare sicuramente l'esito con il copione di questo secondo tempo. Viceversa sempre 2-0 per il Cittadella, ancora può tentare di sfruttare questo calcio di punizione, la posizione è dubitante, siamo poco fuori dal limite dell'area, per cui è formata una nutrita barriera da parte della Spal. Tiro debole su questa punizione. Il Cittadella era una buona posizione. Che ha cercato in tutti i modi di riprendersi il pallone il portiere, rischiando anche di lanciarsi sui piedi dell'avversario, non voleva lasciarsi andare. Non ha alzato ancora la coppa le barriere quindi non è fallo.
Io se fossi la signora mi chiederei una bella. Non è che non vedi che sono tutte qua da mangiare, pulizie, che non è ora. Il mio lavoro non l'ho riconosciuto. Oh, devo andare alla casa. Dai! 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 Pronta, Dai! 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 Questa è la SPAL che sta mettendo in difficoltà. Momento favorevole per la SPAL, un po' in difficoltà il cittadello, però riesce a spazzare via la palla dalla sua difesa. Si continua a combattere con grande intensità qui sul campo 1 tra cittadini e spalla. La partita di tornare alla vincitrice di questa 13esima edizione del Memorial Guido su Ciambrino, mentre la finale è angolata a fronte di fatto la sfida per il terzo e quarto posto tra Inter e Cremonese. Torniamo in questo momento il vantaggio invece della cittadella qui sul campo 1 per 2-0. Si è subito ripreso Cittadella dopo una fase precedente dove era, si trovava in difficoltà. Diciamo giornata molto positiva per il Cittadella. Manca 8 minuti alla fine, sta vincendo 2-0, un torneo prestigioso dove squadre di altissimo livello sono state tutte eliminate e va a segno ancora a porta vuota. Vince un rimpallo, un trionfo per il Cittadella, Cittadella 3, SPAL 0. Il turno è una serie ipotetica a questo punto sul risultato finale di Cittadella con il gol del 3-0. Rete di Marco Radin, quindi Cittadella 3, SPAL 0. Ci sta!
Immersion di calcio questa domenica, le partite sono incominciate al mattino e sono finite, adesso sono quasi le 7, quindi una bella giornata di calcio per questi ragazzi che l'hanno festeggiata al meglio con la concomitanza della fine della scuola, quindi adesso le meritate vacanze, ma soprattutto la cittadella si ricorderà questa giornata trionfale che rimarrà nei ricordi quando saranno più grandi, anche perché sono rimaste sulla strada Atalanta, Torino, Inter, Brescia, Parma, così. Tutte società di Serie A, ma di livelli di settore giovanile di primo piano. Anche la Spagna, un secondo posto, ma che sicuramente non... Non è così dolorosa questa sconfitta, una sconfitta in finale, ci sta, una finale poco dal punto di vista del risultato, con poca storia, nel senso poco combattuta, perché 3-0 non lascia spazio a repliche, però un grande risultato anche per la SPAL, finire anche la SPAL ultimamente col settore giovanile sta lavorando veramente molto bene, under 15, under 17, adesso under 14, perché poi questa qua è l'under 14. È finita senza reti la partita valida per il terzo e quarto posto tra Inter e Cremonese, quindi il terzo posto verrà ora assegnato dai calci di rigore, ricordo 0-0. La primavera che non è ha mancato per un soffio tra Inter e Cremonese. E la promozione dietro la corazzata Bologna, un Bologna che quest'anno ha vinto tutto, il triplete, il campionato, il torneo di Viareggio, Supercoppa, quindi la SPAL è arrivata dietro il Bologna con la primavera. Anche il Cittadella prima squadra ha accarezzato il sogno della Serie A, che si è infranto solo all'ultima partita dopo che era finita 2-0 all'andata, il ritorno a Verona è stato fatale, un 3-0. Verona che ribalta un risultato di per sé difficilissimo da ribaltare, ma nel calcio succede anche l'incredibile. Il Verona è riuscito nella partita di ritorno salire in Serie A ma lasciare Cittadella ancora in B. Ma questi sono risultati che riempiono sempre d'orgoglio la società. Cittadella è un paese piccolo, si gridava già il miracolo proprio perché
E invece non è un miracolo, ma è una pianificazione della società, non lascia niente al caso. Attendiamo dunque il verdetto dei calci di rigore per quello che riguarda la terza piazza tra Inter e Cremonese, mentre qui sul campo 1 Cittadella con una serie ipoteca sul risultato finale. Ormai siamo agli sgoccioli di questa finale, il risultato è acquisito, è deciso, anche la finale è decisa. Al campo 1, attenzione, una palla lunga da un soffio. Comincerò che tutte le squadre sono invitate subito a raggiungerci nel campo 1, perché così inizieremo la cerimonia di premiazione che calerà il sipario su questo momento di Cittadella. L'invito è per tutte le altre squadre che sono qui con noi, che hanno dato vita a questo torneo, le 4 del Memorial Fausto Corsini e le 4 che sono impegnate in campo proprio in questo momento, e cioè Cittadella, SPAL, Inter e Cremonese. Ma siamo alle battute conclusive di questa finale, la 29esima edizione 2019, ed è il Cittadella con grande merito, perché in finale ha rifilato 3 gol alla SPAL, che pure è stata una rivelazione di questo torneo. Grande torneo anche per la Cremonese, che adesso si sta giocando il terzo e quarto posto con l'Inter ai rigori. Buon torneo anche per la Ferralti Salò, quindi tutte le squadre hanno figurato molto bene. Adesso c'è l'ultimo acuto della SPAL. Vittoria del Cittadella. E poi iniziamo la festa del Cittadella che ha vinto il torneo qui a Brescia, mentre iniziamo a portare in campo a ritrovare calma e tranquillità. Cittadella campione, seconda la SPAL, un bel applauso a tutti comunque, perché è stato davvero un bel torneo e ovviamente è il divertimento, il calcio che devono sempre avere l'ultima parola, quindi vittoria per il Cittadella che segue nell'anno d'oro al Milan, certo, che ha vinto lo scorso anno. Davvero tanti complimenti per questa partita. Invitiamo nuovamente i ragazzi a ritrovare, a mantenere la calma, e invitiamo invece tutte le 8 squadre del Memorial Fido Settembrino a portarsi al centro del campo 1 per la premiazione finale.
il divertimento è assicurato per il ragazzo quando vincono, quando perdono c'è qualche cruccio in più, però una giornata di calcio così è una giornata veramente... Vedete, annotazione, l'Inter si pone i calci di rigore sulla Cremonese, per cui la classifica finale la possiamo già anticipare, ma la vedremo ovviamente dopo. Prima formazione classificata Cittadella, secondo Spartex, Inter di quarta Cremonese. Ecco che arriva l'esultanza, la rincorsa, l'inchino alla tribuna, ai sostenitori. E anche noi chiudiamo qua il nostro collegamento. Un saluto a tutti gli amici che ci seguono sempre con tanto affetto dal Centro Sportivo San Filippo per la 29esima edizione del Memorial Guido Settembrino. Un saluto a tutti da Coach 6100 e un a risentirci. Ci posizioniamo prima nel campo 1, tra pochi